Cosa ne pensa un jazzista professionista delle semiacustiche Harley Benton? Sono orribili. Oggi vi faccio sentire come suona una di queste chitarre in mano a qualcuno che ci sa veramente fare molto meglio di me in questo ambito. Prima di cominciare però, benvenuti sul mio canale e nel mio studio. Io sono Stefano Rossi, sono un insegnante di chitarra, sono il direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso io e mia moglie facciamo foto a sorpresa a mia figlia. La chitarra in questione è una Harley Benton Aeolus, o meglio, come mi ha fatto notare qualcuno di voi nei commenti, si pronuncia Aeolus. La stessa chitarra che un po' di tempo fa avevo portato dal liutaio Andrea Marcellan, dove abbiamo sistemato alcune cosette che erano saltate all'occhio di Andrea durante l'unboxing. Come già vi avevo annunciato in quel video, non mi sentivo di provarla in maniera approfondita perché io non sono un chitarrista che va così d'accordo con le hollow body, nonostante ne abbia una anche di un certo spessore. Ho pensato dunque di cogliere la palla al balzo, dato che di recente, sotto le feste, Leonardo Franceschini, che è uno degli insegnanti della mia scuola di musica che attualmente si è trasferito in Olanda per perfezionare ancora di più il suo stile, ha deciso di tornare in Italia. E allora quale miglior bentornato posso dargli se non costringerlo a provare una chitarra davanti a una telecamera per sfruttare la sua immagine per farne un video? Scherzi a parte, questo mi ha permesso di sentire come uno strumento a tutti gli effetti economico per una categoria di chitarre come quella possa suonare in mano a qualcuno che ci sa veramente fare. Leonardo ha anche partecipato al mio documentario Lavorare nella musica, uscito un po' di tempo fa. Se ancora non avete visto il mio enorme documentario di 2 ore e 20, vi consiglio comunque di andarvelo a guardare perché è molto interessante e potrete anche conoscere qualcosa in più appunto di Leonardo. Dato che ho già parlato di questa chitarra nel video precedente a lei dedicato, non mi dilungherò troppo nel descrivervela. Vi lascio qui sotto in descrizione il link al video precedente, il link per vederla su Thomann, così potete vedere tutte quante le caratteristiche, e anche il link per raggiungere Leonardo nel caso appunto vogliate seguirlo su Instagram, oppure se per caso volete seguire il suo progetto di divulgazione musicale, ossia Hertz Caffè Musicale, che è un progetto veramente fantastico. Io personalmente vi consiglio caldamente di darci un'occhiata perché sta facendo lui e il suo team un lavoro veramente bellissimo. Prima di cominciare comunque con la sua opinione, una ovvia autopromozione, vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e di mettere un like a questo video. Sono due gesti che a voi non costano nulla, ma a me permettono di raggiungere sempre più appassionati al mondo chitarristico, per cui se lo farete vi ringrazio veramente tantissimo. E mi raccomando, date anche un'occhiata al mio sito chitarradidattica.it, dove troverete tutte le mie video lezioni gratuite e anche i miei corsi completi per chitarra, che sono attualmente molto molto apprezzati a quanto posso vedere. E ora andiamo a sentire come suona questa chitarra. Bene, siamo qua oggi con Leonardo Franceschini, che è un jazzista professionista e sicuramente molto più bravo di me nel gestire una chitarra come questa. Ho voluto invitarlo qui proprio perché secondo me il modo migliore di sentire la potenzialità di uno strumento è di farlo suonare a chi se ne intende di questo strumento, e io con queste chitarre proprio mi fermo a un certo punto, mentre per te invece è il tuo pane quotidiano. Sì, io ho più queste hollow body, se di hollow body, che altre chitarre, infatti. L'idea è appunto avere la tua opinione riguardo questo strumento, che è comunque uno strumento economico. Sì. Attualmente viene venduto intorno ai 400 euro, forse un po' di meno, però se state guardando questo video tra 2 anni probabilmente, data l'inflazione, sarà di più. Non prendete per vera questa informazione, mi raccomando, che a volte succede che qualcuno si lamenta, dice: ma come, hai detto che costava 200 euro invece costa 300? Eh sì, se lo vedevi nel 97 il video c'erano altri prezzi. Ecco, allora io passerei semplicemente la parola, anzi le mani, la musica a te, così tu la provi e poi ci dici cosa pensi di questo. Sì, strumento. Assolutamente. Ok, proviamo. Sei abituato a suonare chitarre da mille euro, perché
sia per le chitarre che so che avevi in passato, che in realtà una ce l'hai ancora, no? C'è ancora la 345. La 345 ce l'ho ancora, sì. La 345, poi so che avevi la 175 fino a poco tempo fa, sì. E adesso ti è appena arrivata una chitarra di liuteria atomica che ho avuto la possibilità di provare prima ed è una cosa fuori di testa, veramente mai costata anche un prezzo fuori di testa. Sì, ecco. Assolutamente. Però appunto, cosa pensi di uno strumento da 400 euro appunto così? Sì, infatti subito mi sono dovuto un attimo abituare, perché ovviamente abituato con una certa qualità di un attimo ridimensionare o comunque capire le possibilità di ogni strumento certo. Ha la sua fascia. Però in realtà sono abituato comunque, stranamente i miei allievi prima o poi comprano sempre una chitarra semiacustica. Chissà come mai. E quindi ne ho comunque provate diverse e sono rimasto molto stupito in realtà, perché a livello secondo me anche come chitarre che possono competere con questa qua, no, ne vedo, però non pensavo che questa si difendesse così bene. Cioè, bene. Qualità prezzo veramente buona e soprattutto per chi magari vuole togliersi lo sfizio di avere una chitarra del genere, ma soprattutto anche a chi magari si vuole approcciare a determinate sonorità. Questa secondo me si muove molto sul jazz, quello magari più moderno, anche perché non è proprio una hollow ma una semi hollow. Spingersi nel blues, però non così tanto, però è un po' troppo accesa secondo me ogni tanto, ci sono un po' troppi alti che ogni tanto spingono, mentre magari volendo si può trovare comunque quel sound là, però magari non puoi trovarci il suono un po' la BB King secondo me. Però comunque bella, comunque dinamica, risponde bene, comoda, bellissima, super comoda. E non me l'aspettavo, devo essere sincero. Sono trovato molto bene. Bene. Semi hollow sono più versatili, poco da fare. Infatti per quello è una chitarra buona perché si vuole approcciare secondo me a fare jazz, ma secondo me se la può cavare anche fuori con un buon distorto, secondo me può suonare anche questa qua. Senti che comunque ha quella spinta di attacco che può arrivare a suonare bene anche in quel contesto là. A chi ci sta seguendo è che questa chitarra è passata attraverso un liutaio prima di arrivare qua, per cui sì, di fabbrica non è proprio così, ok? Dopo il liutaio ha anche detto, beh, è comunque suonabile, ma una cosa che ha fatto il liutaio per esempio è stata quella di limare leggermente i tasti, perché nonostante fossero comunque allineati abbastanza bene, non era perfetta ma era accettabile, il tasto aveva delle piccole impurità, per cui quando si affrontano tipo i bending, per esempio, grattava. E questa è una cosa che non so se ti ricordi che è capitata sulle chitarre economiche, ma io mi ricordo proprio. Ecco. In più è stato sistemato anche il capotasto, perché era leggermente sfasato rispetto a quella, l'ho trovata più comoda rispetto ad altre chitarre da 400 euro che ho provato. Allora, minimo è stato fatto. Io mi ricordo di aver provato semplicemente l'accordo col barré qua nelle prime posizioni e dal prima dopo ho sentito un po' di differenza, ma era una differenza del tipo insuonabile e custom shop, cioè era una differenza che comunque si percepiva, per cui qua sì, il setup insomma è importante, certo. Effettivamente. Che appunto prima, mentre parlavamo a telecamere spente, le meccaniche sono orribili. No, allora anch'io forse devo essere sincero, forse siamo abituati tanto bene, perché per esempio il buon Andrea Marcellani ti ha detto, beh, non sono neanche così male. Ora magari fanno il loro mestiere, nel senso che non abbiamo sentito perdite di accordo. No, assolutamente no.
Però siamo abituati bene, cioè ci piace sentire la meccanica che gira bene. Sì, cioè personalmente è che se quando giro la corda non va, dopo due tentativi dove sto pensando che vada perché la meccanica non risponde come voglio io, mi trovo molto in difficoltà. Sì, 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 sì. Cioè sì, guardare sì, l'accordatore e dire, caspita, aspetta, quanto devo girare? Sì, sì, okay, sì, sì. No, sono fatica. D'accordo, sono d'accordo. Il punto debole di questa chitarra, anche secondo me, sono proprio le meccaniche. I pick-up invece sono ottimi, cioè sì, sentirlo suonare da te poi è chiaramente un'altra cosa, però la risposta che abbiamo avuto qui con suono stile Fender Twin, con un volume di una cassa anche un po' più importante magari che non il volume da cameretta, però è venuto veramente molto bello alla fine. Sì, sì, ma io personalmente lo utilizzerei anche in live, magari non nei live importanti, però una chitarra da battaglia, da portarsi anche alle jam, classica jam natalizia, magari con gli amici, e devi farla un po' da battaglia. Sì, 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 diciamo che in una circostanza come quella di una chitarra sola, magari usi la tua chitarra da 1000 euro, perché comunque ha tutte le sfumature, si sente... Però in un contesto band, appunto, come dicevamo prima, matrimoni, un gruppo... Ma sì, una chitarra che funziona, che risponda bene, affidabile, perché comunque, come dicevamo prima, non ha perso accordatura, bella affidabile, comunque con un buon range dinamico, cioè comunque riesce a far twangare, come si dice, la corda, o comunque riesce a, invece a suonare più basso dinamicamente la chitarra, risponde, questa va benissimo. Quindi, ovvio, non hai una chitarra da 3000 euro, ma... La chitarra da 3000 euro non te la porti in quel no, 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 infatti, o meglio, sì, te la puoi portare, però comunque ti può bastare anche. Sì, sì, io l'ho fatto, però. Ah, certo, sì, sì, sì. Io quando sono andato a suonare all'asilo nido di mia figlia, ho portato via appunto le due manne per fare tipo 30 minuti di repertorio, ok? Solo perché volevo farne metà accordato standard e metà un semitone sotto, capito? Questo che io non posso fare altro che ringraziarti. Grazie. Per questa tua opinione, veramente. E ricordo a tutti quelli che ci stanno guardando che Leonardo, oltre ad essere un musicista incredibile e anche un insegnante della mia scuola, fortunatamente per me, o per me dipende dal punto di vista, comunque gestisce anche un canale veramente molto interessante di divulgazione musicale che si chiama Hertz Caffè Musicale, e vi lascio qui sotto in descrizione poi tutti quanti i contatti per andarlo a seguire su YouTube, su Instagram oppure su Twitch, dove vi potete anche abbonare, se per caso siete già abbonati ad Amazon Prime, potete abbonarvi al suo canale Twitch in maniera completamente gratuita e sostenere questo progetto di divulgazione che è veramente molto interessante. Io ho fatto parte anche di qualche live e mi sono divertito sempre un sacco, per cui insomma dateci un'occhiata perché è un progetto veramente molto molto bello. Grazie mille dell'attenzione, grazie mille grazie a te e alla prossima. Ciao ciao.